penso che avete scelto questa sedia con quella che è dietro, che è la più nobile, quella che è più scomoda. Grazie anche al Presidente, queste poche ma belle parole di introduzione, e anche a Paolo, a Stefania e all'equipe che Benedetta, io conosco tuo fratello Leonardo, mi sembra il nome, Marino, scusate, Marino, fratello Leonardo, un collega in qualche modo mio all'Università Sofia, insomma, siamo insieme da un po' di anni. Per l'invito abbiamo fatto anche qualche incontro al laboratorio lì all'Oppiano, dove abito da qualche anno, quindi insomma mi sembra che oggi sia anche per me non tanto un convegno come tanti altri, ma anche una tappa di un cammino, perché io vedo come esperienza personale che quando i convegni sono solo l'evento del convegno, normalmente con l'applauso finale finisce tutto, perché diventa spesso un evento che sì, è un bene di consumo, cioè uno va di quel giorno, consuma quello del convegno, come se mangia, cioè probabilmente poi sta anche bene, perché il consumo fa anche bene, però non è un investimento che ti rimane molto dopo. In realtà quando tu arrivi a un convegno, dopo aver preparato, vissuto insieme, discusso, capito un po' il taglio, il contesto, le persone, quindi c'è un lavoro che lo prepara, c'è un lavoro che mentre lo si fa, ed è sperabile ed è probabile che qualcosa accada anche dopo, insomma, non solo con tutte le cose, insomma, da un pranzo a casa fino a un convegno, più ci lavori e più è buono, insomma, questo fa parte della questa bella teoria del valore di una volta, che il valore delle cose è legato al lavoro contenuto, quindi questo vale pure per i convegni, insomma, per le giornate, cioè più ci lavori e più c'è speranza che sia qualcosa di che ha valore, insomma, che ha valore. Poi questa parola valore, che è una bella parola, perché vuol dire valore economico, ma anche i valori, ciò che vale, quindi il valore è una bella espressione. Quindi io ecco, questa mattina volevo, intanto vi dico la consiglia di me, insomma, io giustamente faccio l'economista, cioè sono anche un economista, perché l'economista appunto è il mio lavoro, ma è anche una delle strade che io ho seguito nella mia vita per dar senso anche al mio impegno come persona, cioè non è soltanto un lavoro, questa è una delle cose che vi vorrei raccontare, cioè che normalmente il lavoro è anche una via per dar senso alla propria esistenza, non è semplicemente un mezzo per campare, cioè, e anche quello è importante. Però quando, puoi dire, almeno nella mia esperienza, penso anche alla vostra, il lavoro diventa, può diventare, spesso effettivamente è un compito, no? Mi ricordo una volta con un mio amico filosofo che incontrai quando lavoravo a Milano, dove tanti anni ho lavorato, sia di Milano, un giorno al bar incontro un amico filosofo, anche un po' conosciuto in Italia, si chiama Anatoli, allora parlavamo e dico io dove vieni, cosa hai fatto, mi ha raccontato la sua vita, dico mannaggia, dico molto impegnato, lavori molto, sei molto impegnato, lui mi fa, proprio da filosofo greco quasi, beh, la vita è un compito, quindi va svolto. Dico io, ma rispondo, ma il problema è capire quale è il proprio compito, no? E lui risponde con davanti, diciamo, il barista che aveva in mano il cornetto, dice sì, ma capire il proprio compito è la felicità, no? Questo è un dialogo così davanti a un cappuccino, che è abbastanza vero, cioè la vita è un compito, devi capire qual è, e se lo svolgi sei felice. E spesso questo compito incontra il mondo del lavoro. Cioè più o meno, non tutta la vita, perché il lavoro per fortuna a un certo punto anche finisce, ma non finisce il compito. E quindi se una persona identifica soltanto il proprio compito, soltanto con il proprio lavoro, la pensione diventa un problemino, perché la domanda è che cosa faccio dopo. E invece comunque è bello questo accompagnamento delle famiglie, no? è tipica espressione che siamo una famiglia, insomma, un ricordo di famiglia. Quindi insomma ecco. Quindi per me l'economia è sicuramente un lavoro, ma è anche di più, cioè come per tanti di voi è stato ed è anche un modo per dar senso anche un po' a questi anni di vita. Io ad esempio da quando avevo 30 anni, poco più, io ho vissuto qualche anno qui a Firenze, dove ho conosciuto appunto Paolo, Stefania, Benedetta e tanti di voi, alcuni di voi che vedo. Però poi sono stato in Inghilterra a studiare, già quando avevo abbastanza giovane, a fare un dottorato, e da lì
ho vissuto dal 98 praticamente ad oggi, 15 anni, un'esperienza anche molto bella legata al mio lavoro direttamente con Chiara Rubi, che è la fondatrice dei Focolari, che mi chiese di occuparmi del progetto di economia di comunione, che è un progetto che coinvolge imprese, poveri, con tutto il mondo, che prende, se domani parto per Taiwan e per Pechino per queste cose, quindi vado, mi sto preparando anche con voi per cercare di dire cose sensate, perché mi sto preparando imprenditori a Pechino e voglio conoscere quelli come io, mi fa molto piacere, ci andiamo apposta, facciamo un saltino a Pechino e poi torniamo. Però diciamo, quindi questo lavoro, quindi per me l'economia è anche questo, cioè i poveri vuol dire un dar senso a qualcosa di più che sia un lavoro, un mestiere, un insegnamento. Allora io così ho preparato un piccolo schema in questa mezz'oretta introduttiva, perché l'idea è che, non so, che spero sappiate, io ora faccio questa prima introduzione e poi voi fate un momento così fra di voi di dialogo, di approfondimento, di pausa anche, insomma c'è un momento di... Dopodiché facciamo un intervallo, poi tornate, nell'ultima parte facciamo dialogo. Quindi in realtà questa è mia introduzione, anche dare spunti per il dialogo dopo, non è che voglio fare un trattato, perché voi capite che aprirò delle finestre, forse una la approfondisco, ma le altre le apro e basta. E quindi per poterne poi parlare insieme quando tornate. Insomma, non aspettiamoci troppo da questo discorso, perché non è un... come quello che ho fatto a Milano, che avevo 50 minuti su un tema, l'ho fatto con poi insomma davanti a tutti i cardinali, una cosa transimpegnativa. Voi siete non meno importanti dei cardinali, ma è più una conversazione fatta in famiglia. Allora, il primo punto che volevo dirvi è questo, no? Cioè che questa crisi che stiamo vivendo è soprattutto una crisi del lavoro e della famiglia. Tanto che, diciamo, anche se è triste, è drammatico, è emblematico questo suicidio di queste tre persone nella mia regione, io sono marchigiano di Città delle Marche, perché è un suicidio del lavoro e della famiglia, cioè non solo perché sono coniugi, perché l'altro che si è ucciso è stato praticamente il fratello che ha visto i due impiccati, no? Cioè che quando soffre, diciamo, la famiglia, cioè che quando manca il lavoro soffre la famiglia prima di tutto, cioè perché la crisi è di tutti, ma è soprattutto della famiglia, perché la famiglia non è che è un ammortizzatore sociale, molto di più, però sicuramente ammortizza le crisi, perché la famiglia è una grande camera di compensazione dove la gente appunto fa manutenzione delle emozioni, diciamo, gestisce le crisi, spesso è anche un'assistenza, un aiuto economico, diciamo che la famiglia allargata sostiene quando un membro perde lavoro, perché se oggi in Italia, cioè la povertà senza famiglia, la povertà con famiglia è molto diversa, cioè se uno perde il lavoro a 50 anni non ha una rete familiare, parentale, robusta, è molto drammatica questa esperienza, non è molto di più rispetto a uno che perde lavoro e ha dei fratelli che lavorano, ha dei parenti che possono fargli un prestito, o ha una nonna che lo può aiutare, questa è l'esperienza di tutti, insomma, no? Oppure c'è un giovane senza lavoro, 33 anni, con una famiglia robusta, sopravvive e può sperare di fare un investimento, di studiare, di fare un master, sperando un futuro migliore, uno che non ce l'ha, è dura. Quindi la famiglia accompagna la povertà, accompagna il lavoro e il non lavoro, e quando questo accompagnamento non c'è, la povertà e non lavoro diventano esperienze molto più drammatiche rispetto a quando questo realtà c'è. Quindi la famiglia è sicuramente un luogo che ha a che fare molto con queste crisi, cioè, perché spesso, ripeto, le famiglie, poi quali famiglie, qui sarebbe interessante, si parla di famiglia, sì, ok, ma quando è una famiglia di persone adulte che hanno il lavoro, magari hanno anche la pensione, i figli sono sposati, o una famiglia con tre bambini piccoli dove uno lavora e l'altro no, cioè la famiglia è un suo ciclo di vita, non sono tutte uguali le povertà della famiglia sposata con bambini piccoli, magari con entrambi i coniugi che lavorano, una famiglia con figli adulti, cioè noi parliamo di famiglia, dovremmo parlare, insomma, qui sono Gianni Fini, tutti voi siete professionisti di queste cose, ma la famiglia ha un ciclo di vita, ha una sua evoluzione, e sicuramente oggi soffre molto la famiglia giovane con figli piccoli, con entrambi i genitori che lavorano. Sicuramente questo è un luogo di vulnerabilità molto maggiore rispetto ad altri tipi di famiglie. Quindi la famiglia è un po' il cuore di questa esperienza. Anche perché la famiglia è la principale realtà dell'economia, no? Cioè, non solo perché offre lavoratori alle imprese, questo si capisce, cioè, non è che questi lavoratori
sono venuto qui a esprimere la nostra instabilità economica del momento, cioè non solo perché la famiglia offre il lavoro alle imprese, e quindi questo è poi quello che l'unica cosa che vuole dirvi un po' bene su che tipo di lavoro offre, cioè nel senso che se una famiglia alleva, espressione un po' triste, insomma, fa crescere dei ragazzi, delle ragazze, dei giovani, bene, offrirà anche buoni lavoratori. Se la famiglia fa crescere giovani male, poi vediamo cosa vuol dire bene e male, offrirà cattivi lavoratori e le imprese non funzionano bene. Una battuta, secondo me, oggi una delle crisi che noi viviamo economica dipende anche dal fatto che la generazione come la mia o quella precedente era stata formata all'etica delle virtù, e quindi il lavoro aveva una sua dignità, un valore intrinseco. La generazione attuale è stata formata da altri tipi di etiche, magari dove il lavoro, la responsabilità, l'attenzione al lavoro ben fatto è un pochettino meno valorizzato, non è che non ci sia, ci sono altri valori più forti, e quindi il problema delle aziende è che a volte fanno fatica a trovare buoni lavoratori. Io questo lo vedo anche per esperienza personale, cioè che per la scuola che è in crisi, l'università che forma di meno, quindi cioè come, cioè che cosa accade dentro quelle mura di casa, soprattutto dai 0 ai 10 anni, che sembrano gli anni fondamentali per le persone, questo credo sia abbastanza vero, cioè non è decisivo, perché tutti possono riscattare anche un'infanzia pessima, che c'è sempre una seconda possibilità, però sicuramente se è un'infanzia buona, qui voi siete esperti di questo, ma poi non voglio entrare in territori, anche se poi mi sono occupato di queste cose, insomma, di come... Un caso di discussione riguarda anche il rapporto con i figli che faremo nel pomeriggio, credo, insomma. Quindi, però sicuramente quei primi 10 anni di vita sono fondamentali anche per il lavoro dopo. Cioè chi è bene, chi cresce bene da bambino normalmente è un miglior lavoratore da adulto. Quindi offre il lavoro, la famiglia è l'uomo dei consumi, della spesa, quindi la domanda, no? Cioè, quindi questo è un grandissimo tema, le famiglie devono consumare di più, devono spendere di più, che a volte è offensivo in tempi di crisi, perché il lavoro diminuisce, non ci sono i redditi, e d'altra parte dovremmo consumare di più, cioè un po' complicato, insomma, no? Però d'altra parte, se non avessimo le famiglie che acquistano i beni, quindi cosa vuol dire questo? La famiglia ha un grande potere di orientamento del mercato, perché se acquista un tipo di bene o un altro, porta il mercato alle imprese, premia alcune imprese e ne realizza altre, quindi a volte avere coscienza di questo, che comprare prodotti di un certo tipo o di un altro è un potere che abbiamo in mano molto grosso, non è che tutto è uguale, no? Cioè andiamo sul mercato, mettiamo i prezzi, la qualità, si sceglie, sì, una famiglia eticamente responsabile quando fa la spesa, quando porta nel carrello il bambino nel supermercato, dovrebbe questo bambino crescere perché la mamma o il papà acquistano i prodotti, diciamo, leggono le etichette, guardano cosa è nascosto sotto i prodotti che non si vede, il tema della giustizia, dell'etica, dell'inquinamento, dei lavoratori sfruttati, quindi portare ogni tanto il bambino e i bambini in qualche bottega del commercio eco non sarebbe male, aprire un conto corrente su banca etica non sarebbe male, eccetera. Cioè, cosa voglio dire? Che i luoghi della famiglia sono i luoghi del lavoro, del consumo, del risparmio, quindi l'educazione oggi deve essere un'educazione globale, cioè non è che uno può educare il figlio soltanto all'aspetto sessuale, alla televisione, a non guardare i programmi sbagliati e poi non lo educa assolutamente al consumo e al risparmio. E poi quando questo figlio arriva a 15 anni va sicuramente in crisi per la sessualità, ma va anche in crisi perché vuole le scarpe da tennis di un certo tipo, che imita i compagni, e quindi se non c'è un'educazione al fatto che il bene è molto di più che il bene posizionale, il bene di consumo per la marca, si vengono tutti con i genitori più per queste cose che non per la televisione. Cioè dobbiamo capire che l'educazione è una, o funziona tutto o non funziona niente, noi possiamo soltanto educare una parte della persona all'etica, perché come voi sapete meglio di me, anche il rapporto col sesso, con la sessualità è un pezzo della vita, cioè se non funziona tutto il resto non è che può funzionare quello, insomma, no? Cioè è una, anzi spesso è proprio il segnale che non funzionano altre cose quando una persona ha un rapporto sbagliato con il proprio corpo. Quindi se una famiglia punta ad alcune forme di educazione e dimentica altre forme di educazione, in un mondo come il nostro, così complesso, alla fine un giovane cresce male, anche se è iper educato a gestire il rapporto col corpo, se mancano altre dimensioni dell'educazione, che sono sicuramente l'educazione al consumo, l'educazione al rapporto con i beni e con i soldi. Ah, addirittura c'è anche l'acqua. Grazie. Santa Fiore. Tra parentesi, questa pubblicità, questa città, questo paese, però c'è un paese a Tafiora, no? È il luogo che ha dato il nome a un tipo di borse che vengono fatte nel polo di Medicomunione in Brasile, da Dalla Strana,
e fare le borse con quei ragazzi poveri della zona, perché il proprietario, l'imprenditore è venuto a studiare queste borse qui a Santa Fiore, ha dato il nome del paese a queste borse, insomma, viene fatto tutto riposto nella vita. Quindi il fatto dell'educazione, cioè la famiglia è un luogo di troppo importante per queste cose, semplicemente che a volte non ci pensiamo. Io vedo anche l'esperienza della mia famiglia d'origine, insomma, che quando poi mia madre e mia sorella, purtroppo parlo di donne, questo è un altro tema per parlare molto del rapporto uomo-donna, un po' ne parliamo dopo nel pomeriggio, però quando mia madre e mia sorella vanno a fare la spesa, a volte si arriva lì talmente stressati di corsa che il tempo per leggere le etichette o per fare questi discorsi etici, mia madre dice: benissimo, io devo fare la spesa, devo fare il pranzo, insomma, questi tuoi discorsi sono belli, ma in concreto qui lo so perché lo sono, la bottega del commercio è questa a 50 km, cioè. Poi c'è questa concretezza della famiglia che ti riporta, però che ti fa anche riflettere su un fatto, e questi discorsi dovrebbero essere poi sostenibili e possibili per le famiglie. Tu dici: benissimo, banca etica, ma se c'è uno sportello in tutta la città che sta a 5 km, poi non c'è nemmeno il conto corrente per i libretti da segni, cioè dovremmo rendere queste scelte etiche sostenibili per le famiglie normali e non solo per gli eroi che lo fanno ogni tanto quando possono, no? Però intanto parliamo fra di noi, perché vorremmo anche essere noi quelli che rendono sostenibili, non solo gli altri, no? Mettendo insieme i piedi, penso che il forum faccia anche in parte questo. Però volevo dire su questo una battuta, sul fatto della famiglia e l'economia, un po' più, dico, impegnativa, ma forse apparentemente più culturale, così dire, questa parolaccia, insomma. Cioè che il fatto che ci sono tante attività economiche che accadono dentro la famiglia, il fatto che accadano dentro casa l'ha sempre reso meno importante rispetto alle cose che accadono fuori casa. Ma perché? Semplicemente perché noi ci portiamo dietro una distinzione molto netta tra ciò che fa l'uomo, che fin dai tempi, diciamo, della preistoria, che l'uomo usciva di casa, andava a caccia e andava a raccogliere, diciamo, i frutti, quindi usciva con gli altri uomini fuori, e le donne rimanevano a casa per educare i figli e per occuparsi della casa. Quindi tutta la sfera pubblica è sempre associata a ciò che avviene fuori di casa, quindi l'economia è fuori quella che conta, la politica è fuori, ciò che è dentro è il regno della donna, è il regno dell'amore, è il regno della gratuità, secondo me anche in parte sbagliata, e quindi non conta per l'economia. Quindi, tanto per una battuta, tutto ciò che passa dentro casa non entra nel PIL, ad esempio, non entra nei conti pubblici, perché è una sfera intima, quindi il lavoro domestico, il lavoro di trasformazione dei beni, cioè tra il comprare un pacco di pasta al supermercato e un chilo di pelati, che quello lì, diciamo, il consumo si ferma lì, il PIL finisce lì. Poi mi sembra benissimo che tra quelle due cose che ho comprato, un pranzo dentro casa ci passa un sacco di lavoro e vale molto di più il pranzo finale della somma degli acquisti al supermercato. Tanto posso andare al ristorante per capirlo, insomma, no? Invece paghi pure un po' di camerieri. Cioè il valore che io aggiungo, il valore aggiunto nella trasformazione domestica è almeno pari al valore aggiunto nel portare il prodotto dal campo fino al supermercato. Poi siccome accade dentro casa non conta. C'è questa idea che ciò che è interno è il ruolo della donna, è il ruolo della famiglia e non è il ruolo dell'economia che è maschile, che è esterna, che è pubblica, no? E questo ha un altro effetto per me grave, secondo me, che tutti i lavori, anche esterni, che però sono associati alla cura, vengono pagati di meno, perché c'è questa idea che sono faccende che sono, come dire, non di mercato vero e proprio, perché sono cose legate alla donna, alla cura, all'assistenza, quindi maestre, infermiere, badanti, parolacce che usiamo, cioè tutta questa dimensione di cura della persona, siccome la nostra cultura li associa al femminile, alla casa, non sono veramente mercato e quindi si pagano di meno. E quindi cosa vuol dire? Che se una donna non ha un marito ricco e vuol fare l'infermiera o fare la maestra, è dura, perché ovviamente questo significa che noi praticamente stiamo discriminando delle professioni rispetto ad altre, perché c'è questa idea che ciò che ha a che fare con le dimensioni domestiche, quindi della cura, ha a che fare col femminile, e il ruolo pubblico del femminile non c'entra. Questo è un tema molto grosso su cui un po' lavoro, anche se a me vi interessa, poi possiamo parlare di come, delle conseguenze anche per l'economia di tutte queste cose qua, che ovviamente riguarda anche il tema della gratuità, che è un tema che mi sta molto a cuore, nel senso che cercherò di dirvi tra poco. Io non c'ho l'orologio perché semplicemente me lo state venendo a casa. Comunque non parte da qui il tempo, no. Parte da... Lo racconto prima di stare.
Allora, quindi un secondo passaggio che volevo fare, insomma, sono appunto l'ultimo. Perché il lavoro allora è importante per le famiglie? Ma sicuramente il lavoro è importante perché ci fa vivere. E questo è già un punto che non è così da dimenticare, no? Cioè a volte noi, che io soprattutto, che parlo molto di altre cose, che ora vi dico sul lavoro, non dobbiamo dimenticare che il lavoro è importante anche per lo stipendio, perché non ci fa dipendere dagli altri e dallo Stato. Cioè, oggi c'è un'ideologia che stiamo un po' insinuando anche dentro movimenti, diciamo, recenti, che hanno cose interessanti su altri fronti da dire anche politicamente. C'è l'idea che noi abbiamo il diritto di ricevere dei soldi in quanto cittadini anche senza lavorare, anzi che il lavoro non è buono perché ci fa dipendere dal reddito che ci paga. Questo è un tema molto complesso, perché se noi dovessimo immaginare un mondo dove la gente non lavora e riceve del denaro dallo Stato, poi da dove arrivano i soldi non si sa, insomma, arriva, riceve il denaro da qualche benefattore, attenzione, è un ritorno al mondo feudale, dove avevamo pochi benefattori e tanti mendicanti che campavano di elemosine. Abbiamo combattuto dei secoli per dire no, è il lavoro che fonda la Repubblica, non è l'elemosina. Quindi se noi dovessimo avere ogni mese 500 euro, anche 1000, per campare da qualche entità, l'Europa, il Fondo Monetario Internazionale, non so chi che ha questi soldi, questi 1000 euro sono molto diversi, sono per natura molto diversi dai 1000 euro che io lavoro facendo qualsiasi lavoro dignitoso, perché il lavoro non è semplicemente, ripeto, un'attività qualsiasi, è un mezzo per procurarmi da vivere in un modo dignitoso, molto di più rispetto all'elemosina o al benefattore che mi aiuta. Questa roba qui io la voglio dire oggi perché appunto c'è un rischio, no? Che poi attenzione, questa bella espressione del salario di cittadinanza effettivamente è una bella espressione, non dico che è una cosa brutta, il salario di cittadinanza che dice questo, cioè che ogni persona in quanto cittadino non deve morire di fame e non deve vivere da mendicante, è bello. Quindi, fin qua è straordinario, anch'io ho scritto in passato questa roba qua, no? Ho detto non è, cioè oggi dovremmo dire che ogni persona, perché è cittadino, perché in qualche modo il mio concittadino, il mio fratello, direbbe qualcuno che studia la fraternità, o sorella, ha diritto a non morire di fame, a vivere in mezzo a una strada se cade in sventura. Questo è bello, però attenzione a non passare velocemente all'idea che è la stessa cosa ricevere 1000 euro dallo Stato o ricevere dal mio lavoro. Quindi questo invece è più complesso. Allora, però, dicevo, già questo lavorare per vivere è una cosa significativa, cioè io lavoro anche per avere lo stipendio, cioè oggettivamente, e quindi questo stipendio mi rende libero dai padroni, mi rende libero da gente che mi può far campare con delle forme di elemosina e posso portare avanti la mia famiglia con dignità. Quindi è già tanto, però non basta, anche se è tanto. Non basta perché il lavoro è molto più di questo. Lo sapete, non devo parlare a gente che lavora, no? Però sicuramente il lavoro dice agli altri anche ci sono, non è semplicemente. Tanto è interessante quando tu conosci una persona, che quando siamo venuti voi così a incontrarmi allo piano, devo trovare un po' di amici, che vedi in giro, quando tu ti presenti, la cosa che dici faccio questo, non è che dici, non so, mio padre c'ha come hobby fare fare navi dentro le bottiglie, sì. Oppure dici mio padre è di religione protestante, cioè tu prima dici faccio questo, cioè il tuo primo modo per dire chi sei è dire che cosa fai. Primissimo, come normalmente la tua presentazione come essere umano ti scatta lavoro, faccio questo, oppure i tuoi genitori, beh sì, in effetti mio padre faceva il muratore e mia madre faceva la casalinga. Cioè questo tu dici di te, cioè il lavoro ti dà la mappa delle persone. Poi comincia a dire sì, altre cose, però essenzialmente la famiglia e il lavoro dicono più o meno la prima mappa. Quando sono sposato, padre dice oggi sono sposato, sì, troppo poco, perché anche diciamo dedicato, se dice sei sposato, sì, no. Comunque insomma, sicuramente che lavoro fai? Prima domanda. E quando dici sono disoccupato, come risposta, già che apri un mondo dove vorremmo parlare tutta la serata, no? Se non risponde, non lavoro, l'ho perso, e già trovi già subito un punto di incontro con l'altro. Quindi il lavoro dice moltissimo di quello che faccio. Quindi il lavoro, voi pensate però che il lavoro è stato fino a pochissimo tempo fa, interessante, considerato una faccenda per schiavi. Questo per voi è una cosa nota,
che era quello che si conosce. Però nel mondo antico lavoravano gli schiavi e lavoravano i servi, perché l'uomo libero si emancipava dal lavoro, cioè pagando della gente se poteva, cioè, quindi comprando persone come schiavi o come servi, che era un po' diverso giuridicamente, ma non troppo, e quindi la persona libera che aveva i soldi, il cittadino, faceva la filosofia, la ginnastica, la politica, e aveva della gente che lavorava per lui, che gli faceva da mangiare, che lo serviva e che lui faceva cose più alte. Quindi l'idea qual era? Che le cose alte fossero la preghiera, la filosofia, la politica, e le cose basse fossero il lavoro. Tanto che se tu facevi un lavoro manuale eri sicuramente uno servo oppure uno schiavo. Questo è cosa diventa poi nei secoli? Che chi fa un lavoro manuale vale meno di chi fa un lavoro intellettuale. Tanto che se tu hai un figlio intelligente e lo mandi a fare una scuola tecnica, dici oddio, ma perché? Perché non lo mandi al liceo? È troppo intelligente, scusa, lo mandi lì a scuole industriali. Scusa, ma è un liceo classico, no? C'è, cioè, l'idea che noi ci portiamo tutti quanti dietro, come a casa mia, un classico esempio, no? Io ho tre fratelli, allora qual è l'idea quando io devo fare la scuola? Beh, tu Luigino vai, tu studi, fai il liceo, tu Gianfranco, che sei meno intelligente, fai la scuola, non so cosa ha fatto, la scuola industriale. Era evidente che fosse per il contrario, cioè mio fratello è molto più sveglio di me, cioè, non c'è nessun paragone, da bambino, da sempre sapeva fare un sacco di cose, sapeva, io zero. Però l'idea qual è? Che magari io, siccome facevo meglio i temi, non so, a scuola facevo meglio i matematici, ero più intelligente, mio fratello che faceva invece, diciamo, che a 8 anni riparava da solo le macchinette. Cioè, perché questo è più intelligente di me? Cioè, perché ci portiamo dietro l'idea che i lavori che toccano la terra sono cose per schiavi. È un po' è vero, qui non voglio fare la lunga, ma l'idea che c'è dietro nel mondo antico è che più vai verso la terra più sei impuro. E il toccare le cose materiali è roba impura, è roba per schiavi, non per l'uomo libero, no? Il puro e l'impuro hanno diviso il mondo ancora oggi, insomma, dal mondo indiano, eccetera. Però capite che se noi oggi questa idea qui non la superiamo, noi il mondo del lavoro, cioè questa crisi che viviamo oggi così grave, non ne usciamo fuori senza un lavoro nuovo e senza un capire che il lavoro è anche, io posso benissimo avere un dottorato in filosofia e fare giardiniere. Cioè, questo dire che tu devi separare, oggi secondo me qual è una via di futuro, secondo me? Noi dovremmo immaginare gente che è laureata, perché la laurea è libertà. Cioè, mio nonno, Luigi non studia, mio nonno, altrimenti non sarà mai una persona libera. Studia per questo, per conoscere il mondo è troppo bello per non studiare, perché mi come sono fatte le cose, io vorrei conoscere di più, ad esempio, l'astronomia, non l'astrologia. Astronomia, conoscere di più la storia dell'arte, capire quello lì, se è vero, se è un fatto, a che periodo risale. Cioè, questa roba qui io vorrei, perché è libertà, il mondo è troppo grande e gli anni sono troppo pochi per la vita, no? Questa è una cosa, poi il lavoro è anche un'altra cosa, non è che tu devi sempre riuscire a mettere insieme passione con lavoro, a volte ci riesci, a volte no. Quindi immaginare che io un domani, 50 anni, faccio il dottorato, questo è un tema che io lo porto molto avanti nel mio lavoro, cioè perché non dobbiamo immaginare che la scuola finisce a 20 anni e poi lavoro 50 anni, torno ignorante, poi vado in pensione, cioè, da ignorante e guardo la televisione. Cioè, immaginiamo che tu studi fino a 25 anni, ogni 5 anni di lavoro fai un anno sabbatico e studi, cioè perché non si può immaginare, pure che tu a 50 anni interrompi il tuo lavoro, d'accordo con l'impresa, e per 3 anni fai un dottorato, ma non per l'azienda, per te, perché magari puoi metterti di nuovo in discussione a 50 anni e fare un lavoro anche diverso, perché no? Anzi, allora tutti direi che lavoro ogni tanto, se si può, cosa bellissima, si rinasce, si muore, si risorge. Quindi, però se noi ci portiamo dietro l'idea che se tu lavori e fai il tecnico, non c'entra nulla con la cultura, però lì è per gli intellettuali, io domani mi immagino per i nuovi lavori giardinieri che sono anche umanisti, giardiniere che è dottorato in filosofia e fa giardiniere, bravissimo, cuochi che hanno una laurea, gente che fa imprenditori nei settori del turismo e dell'arte che è molto colto. Cioè, questa idea che chi lavora non sa e chi sa non lavora o fa lavori come niente, chiamare i lavori mi sembra un po' eccessivo, quando dico il mio lavoro al mio padre, un giorno mi dico, ma tu in giro quante ore insegni a settimana? Sei. E il resto che fai? Non capisco, cioè, questa idea è un cioè, questo sia un lavoro, per lui questo sia un lavoro, una cosa pazzesca, no? Cioè, tu sei 6 ore in una settimana, non è che poi sai che faccio altre. Quindi l'idea è questa, quindi per lui è come un hobby, che un po' attenzione, è un po' vero, cioè in realtà certi lavori hanno
come dire, un'eredità di spocchia, di nobiltà impressionante, che tu alla fine, come dire, la mia generazione, un po' prima i professori di la mia, facevano i professori, diventavano ordinari a 35 anni, facevano 3 ore di lezione a settimana e il resto, diciamo, stavano a casa a leggere i libri antichi. Cioè, era una forma di nobiltà, di appartenere a una casta protetta che è un po' rimasta, no? Ora è vero che io faccio anche altre cose per l'insegnamento, però per mio padre, che era un cantoniere comunale, che ancora oggi lavora con la motosega, eccetera, pensare che io faccio 6 ore di lezione a settimana, dicevo, questo qui mi diceva, vuol dire un lavoro, ok, ma il lavoro qual è? Oltre questo. E si capisce, però questa noi dobbiamo rimettere insieme ora et labora, che è un tentativo che hanno fatto dei carismi straordinari, che sono i carismi monacali, i benedettini ed altri, e dire no, l'uomo intelligente, l'uomo intellettuale lavora, ma non lavora semplicemente a fare da manuense, a copiare i codici antichi, lavora nei campi, nelle vigne, nei mulini, perché questa idea è molto interessante, che le mani hanno la loro dignità, cioè toccare un mulino, toccare il grano non è meno nobile che toccare il pane, il vino dell'altare, che il frate faceva questo. Cioè, lì è cominciato qualcosa, però si è un po' perso per strada, ed è interessante, non c'è tempo da raccontarvi perché, però oggi noi rimettiamo insieme il portale del lavoro delle scuole. Io ho scritto dei piccoli articoli, ogni tanto li letto anche su queste cose, oggi ce n'è uno su Avvenire se vi interessa, sulla crisi, e dove ho detto questo, dico, perché non portiamo normalmente il lavoro delle scuole, in tutte le scuole, anche nei licei, sono un po' parecchio con un liceo oggi. E poi ti capita la disgrazia di fare giurisprudenza o scienze politiche, arriva a 25 anni che non ha visto mai un'impresa, cioè che non sa nemmeno, forse nemmeno un ufficio, perché il lavoro non l'ha visto mai. Una volta il lavoro c'era nelle famiglie, c'era il lavoro manuale, i parenti avevano tutti le officine, avevi sempre qualche amico parente meccanico, cioè, ma oggi tu vivi in città, il lavoro non lo vedi più, se quindi tu non porti il lavoro dentro le scuole, ma perché un ragazzo non dovrebbe fare d'estate un mese di lavoro? Ma chi l'ha detto? Facciamo 3 mesi di vacanza, cioè se tu fai degli accordi con delle imprese è insicuro, cioè, secondo voi è più sicuro oggi un cortile di una scuola superiore dove gira di tutto? Quello lì è sicuro, un'impresa è insicura perché è pericolosa, vabbè, non è che lo mando in un altiforno, insomma, no? Cioè non è che lo manderemo in lavori un pochettino più possibili, se hai 7 anni o 18 anni, ma già non sono adulto, nemmeno un bambino. Cioè quindi riportare il lavoro nelle scuole e fare in modo che quando si lavora si possa anche studiare e non tornare, ripeto, a livello... Ho letto uno studio di Tullio De Mauro che dice che dopo 10 anni che un laureato riesce di studiare è molto più ignorante dopo la laurea, del 50%, cioè tu perdi patrimonio intellettuale del 50% in 10 anni. Cioè come esempio, tu prendi un laureato, gli fa scrivere un tema, a 45 anni fa errori di sintassi, perché cioè, si disimpara ciò che tu costruisci in 25 anni, poi fai il lavoro ti, diciamo, ti fa diventare meno conto di quando esce. Questo è vero che è molto stupido, invece pensate, no? Invece dovremmo fare in modo che il lavoro mi educhi di più, cioè mi faccia crescere anche come educazione umana, non solo come educazione professionale. Allora, quindi il lavoro, ultimo passaggio, ultimi 10 minuti, il lavoro e la famiglia. Va bene fin qua? Mi dico delle cose un po' noiose? Sicuro? Se no, altrimenti parliamo, non so, di che non spread. Io sprediamo che me la cavo. L'altro giorno, il giorno di Pasqua, la mia suora mi fa, il giorno di Pasqua, stiamo vedendo un film in comunità per Pasqua, dico che film è, pensavo, non so, San Francesco, no? Io spieghiamo che me la cavo, le suore che guardano, dire che è un film formativo per Pasqua. Forse non ne possono più di funzioni, di cerimonie, non basta, dopo un trigo di... Vediamo un film totalmente di Paolo Villaggio. Quindi, allora, perché la famiglia e la gratuità? Cioè voi, qualcuno di voi, certamente già i figli, gli altri, sanno che io sono un pochettino fissato con questa parola gratuità. Ma perché sono fissato, parlo anche d'altro? Perché è una parola che ha dentro un sacco di cose. Un po' perché è stata molto abusata, no? Cioè, che di vedere appunto... fare quello lì, fa un'azione cattiva e gratuita, no? Una cosa gratuita, fa un'azione, come dire, fa una malvagità senza nessun senso, no? Mamma mia, un atto di cattiveria gratuito, oppure gratuità che vuol dire zero prezzo, che uno vuol dire gratis, che uno non è pagato, quindi una persona che non è pagata, che fa lavoro
appunto gratis, rinvio in gratuità. Un poveretto che lavora normalmente bene, però è pagato, quello no, non c'era niente gratuità. Cioè abbiamo abbinato la gratuità a un pezzo di vita molto poco interessante. Attenzione, non che non sia interessante il volontariato, ma c'è molto di più nella gratuità. Tanto gratuità viene da caris, dalla parola greca caris, ch, caris, quello che con la k lo scrivono, c, caris, che vuol dire, cioè, grazia, è stata tradotta poi in latino, e che vuol dire in sostanza dono, sicuramente, però vuol dire esattamente, e anche la traduzione italiana, prima latina, della parola greca agape, oppure agape, dipende come la pronunciamo, che era la parola che i greci utilizzarono per tradurre l'amore cristiano di Gesù, cosa poi non è. Cioè quando i cristiani ebbero davanti un problema, i primi cristiani, come esprimiamo l'amore che Gesù ci ha insegnato e ci ha fatto vedere, l'amore al nemico, l'amore sulla croce, l'amore che perdona 70 volte detto, cioè sempre, quando le parole che abbiamo a disposizione nel vocabolario greco sono due, eros e filia. L'eros che è rimasto eros e filia che vuol dire l'amore di amicizia. Allora, questo dicevo, sicuramente c'è l'eros nell'amore di Gesù, e chi lo nega? Che vuol dire? L'eros vuol dire la passione, la voglia di vivere, il desiderio che ti porta verso la vita. E come che magari Gesù era molto appassionato, altrimenti nessuno rimane dietro, se non c'è un po' di passione. C'è certamente questa dimensione di amore naturale, diciamo, l'eros. C'è anche l'amicizia. E come se non c'è l'amicizia di Gesù? Mi chiamo amici, non più servi. Non c'è amore più grande che avere i suoi amici, cioè pieno di filia nel Vangelo, un sacco di volte filia, mai eros, non so perché. Però quando questi vogliono dire, beh, è il resto, ad esempio l'amore al nemico, cioè al non amico, cioè che uso filia, no, se il non amico la filia non va bene, vuol dire amicizia. Che usiamo? Prendo una parola quasi sconosciuta nel tempo, che è agape, che era usata poco, e dico, ecco, questa parola vuol dire tutto questo tipo d'amore che non possiamo dire con eros e con filia. Quando i latini, cioè i romani, dovettero tradurre questo agape in latino, e che facciamo? Perché lì c'era la parola amor. Però l'amor era la traduzione di eros, va bene? C'era anche amicizia, e come? Il latino è la parola latina, la T, amicizia. E allora che cosa facciamo per tradurre agape? E invece preso una parola strana che era caritas. Però la caritas era una parola dei mercanti, ciò che è caro, interessante, no? Così, ciò che costa, perché è scarso, che era usato nel mondo commerciale, il caro vita, c'è quest'uso, no? Appunto, ciò che è caro, quello è molto caro, se è molto caro, che senso, se ti voglio bene o costi, cioè, se è molto caro, mi sei molto caro, sì, ok, cioè, mi sei molto cara. Allora, c'era questa parola, caritas, però, questi latini, per dire, attenzione, ci vorrebbero per dire che quella caritas che loro usavano non era quella dei mercanti, ma era la traduzione di agape, ci misero l'H, che era un modo per dire caris. Va bene? La caritas, infatti, nei primi tempi, caritas cioè l'H, poi il Papa ultimamente non l'ha più usata, la caritas meditate. Però i primi codici latini scrivono caritas con l'H, per dire questa caritas è traduzione di agape e di caris. Quindi quando io dico gratuità, dico tutta questa roba qua, cioè la gap, la gratuità, questo tipo di amore che non esclude. E quindi perché la famiglia è importante per questa cosa? È importante perché il luogo dove si capisce che nella vita esistono delle cose che hanno un valore in sé, che hanno un valore intrinseco e che non sono importanti perché sono pagate, ma che sono premiate, perché valgono in sé, e soprattutto dentro casa, i primi 10 anni di vita. Quando il giovane, il bambino, la bambina capisce alcune cose, che tu certe cose le devi fare bene perché vanno fatte bene, punto. Non perché ti pagano, non perché ti danno, ti dicono, poi puoi anche dire bravo, però il bravo non è la motivazione, è il riconoscimento che è fatta bene la cosa. Quindi tu questa dimensione di gratuità, cioè di fare le cose bene in se stesse perché vanno fatte bene e basta, il luogo dove tu le impari o non impari è dentro casa, quindi devo capire subito il tema dei soldi dentro casa con i bambini, che è delicato, non dico che sia negativo, poi non anticipo molto perché è parte del vostro lavoro di gruppo, però il tema del usare gli incentivi monetari per motivare i figli
è delicato, perché se diventa un modo per distruggere il fatto che il letto va fatto bene perché va fatto bene, punto, perché c'è una dimensione intrinseca nel farlo bene, ciao Francesco, te l'avevo visto, cioè perché c'è una dimensione intrinseca del letto, non nel letto in sé, anche nel letto, perché sono a dormire, ma la motivazione del letto ben fatto è il letto ben fatto stesso, e non i soldi che mi dà la mamma, oppure spesso il nonno, oppure che i compiti vanno fatti bene perché vanno fatti bene e non perché qualcuno mi paga. Io ho addirittura visto cose pazzesche, che la gente paga, cioè che incentiva i figli a fare i compiti con i soldi, cioè se li fai mutualmente ti do la mancia, eccetera. Comunque, ripeto, poi i soldi possono anche essere usati in altro modo, ma non anticipo i lavori di gruppo. Allora, perché questo è importante? Perché un lavoratore che non sa questo è finita. Perché un lavoratore che lavora soltanto quando è pagato o è controllato diventa uno schiavo, bastone e carota come l'asino. Cioè, se un lavoratore reagisce soltanto a incentivi e a controlli, perde la libertà. Cosa voglio dirvi? Un'esperienza. Ho letto qualche tempo fa un lavoro che una mia amica ha fatto in Francia sulle donne di pulizia, delle donne, purtroppo sono quasi tutte donne, di pulizia degli ospedali francesi. E quello che lei diceva da questi studi, che c'è in queste donne algerine spesso, emigrate di generazione, c'è questa esigenza di fare le cose fatte bene. Però qual è il punto? Che quando passa la manager o il manager e fa così col dito sul passamani o sopra i tavoli, dicevano, questo gesto era in tutti i questionari di quell'ospedale, c'era questo gesto di quando passava il manager col dito sul tavolo per dire guarda uno sporco e non il pulito. Cosa voglio dire? Loro dicevano, c'è in noi la voglia di far bene le cose, però il pulito non si vede, si vede lo sporco. E quindi qual è l'idea di fondo del manager? Che tu lavori male e quindi io devo controllarti, perché tu, se non ti controllo, lavori male. Abbiamo due problemi. Uno, che se tu fai così crei lavoratori che fanno così veramente, perché i sistemi creano le persone. Però che cosa potrebbe accadere in questo tipo di persone? È che qui è invece di mezzo all'economia, come scienza, con un sacco di danni. L'idea è che tu lavori bene solo se controllato e pagato. E qui che è l'errore, perché gli esseri umani, se possono, le cose vogliono far bene. Perché se tu lavori male e fai il muro storto, come dico a volte io, se un muratore fa un muro storto, sei tu che sei storto, non è il muro. Cioè tu nel lavoro metti te stesso, e se lavori male, vivi male, diventi storto. Allora, questa dimensione di fare le cose bene, quando nessuno mi vede, quando nessuno mi controlla, si impara a casa. Che tu devi essere educato a fare le cose bene, non per la mancia, ma perché le cose vanno fatte bene in sé. E qui cito, lo sa Francesco, lo sa anche Paolo, questo è l'episodio, Stefania, insomma, di Primo Levi ad Auschwitz, che piace molto la foto, centinaia di volte l'ho raccontata. Lui racconta la sua esperienza, dice, io ricordo ad Auschwitz l'esperienza interessante, dice, per me molto forte, che c'era un muratore italiano che mi ha salvato la vita portandomi cibo di nascosto. Questo muratore odiava i nazisti, odiava la guerra, odiava la lingua, odiava il cibo, ma quando lo mettevano a fare i muri li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità professionale. Cioè, pure ad Auschwitz i muri li fai dritti, perché questo muratore aveva imparato per habitus a fare i muri dritti, perché il muro ha una vocazione. Cioè il muro va fatto dritto in sé, non perché mi controllo, addirittura da Auschwitz, perché non so fare diversamente, come quando a un'azienda di Comuni Comunioni in Brasile fu proposta da una grande, non faccio nome, una grande catena multinazionale, una tangente per avere i propri prodotti ancora negli scaffali, l'azienda faceva prodotti ecologici di saponi, gli disse, guarda, se non ci date una tangente, noi vediamo più o meno, si cambia. E loro dissero, noi non possiamo, siamo di un'unione. Cioè, anche volendo non ci riusciamo a dare la tangente, voglio dire, cioè, conto natura. Quando tu sei educato, siamo di economia di comunione, l'esperienza, un progetto economico di economia solidale. Quindi quando tu sei educato da bambino a fare le cose bene, perché vanno fatte bene, poi te lo porti nel lavoro. Però è lì che impari. Ecco perché è fondamentale cosa accade dentro casa, cioè che tu le cose le fai bene perché hanno una vocazione che va rispettata. Tanto che io poi, quando una volta in un incontro si alzò un signore in fondo alla sala e mi disse, ma sai perché quel muratore fece il muro dritto anche ad Auschwitz? Dico, scusi, lei chi è? Io sono un liutaio, non un ferraiolino.
Dico, mi dica, quando parlano gli artisti non ascoltati, ma mi dica perché l'ha fatto dritto? Perché, perché quel muro era lui. Dico, no, mi dica meglio, perché fin qua basterebbe anche Marx, no? Ma dimmi meglio, perché quel muro era lui? Perché quel muratore tedesco, italiano, voleva dire ai suoi aguzzini, voi avete ridotto Mario, non so, Luigino, così, l'avete distrutto, carne e ossa. Però il vero Mario è quel muro, è dritto e bello, non sono io. Cioè tu nel muro, nel lavoro metti la parte più bella di te. Questo vale sempre, anche in un ufficio. Cioè che tu se puoi, vuoi dire, il Luigino come persona è quella che è, ha ambivalenze, è bella, però quando scrive cerca di farlo bene. Cioè qui se lasciamo stare Mozart, che era, però quando componeva era Mozart. Cioè, tu quando fai un'attività, se puoi, la fai bene, perché sei tu. Se tu lavori 8 ore male, torni a casa e stai malissimo. Cioè il fannullone è un infelice. Perché uno che non lavora bene, che sta lì 8 ore con l'orologio, a guardare il tempo che passa, o che appena può fare, questa persona vive malissimo, perché si porta a casa della negatività. E quindi quando sta a casa sta pure peggio. Se tu non trovi una via di fare il muro dritto al lavoro, la vita non funziona. Anzi, io ho come un mio teorema, più il lavoro è sbagliato, più i muri vanno fatti dritti. E se tu in un lavoro sbagliato lavori pure male, è finita. Se tu in un posto sbagliato, dove non lavori nel posto giusto, sei messo nel posto sbagliato, sai benissimo che tu non sei fatto quel lavoro, che vorresti fare l'artista e fai il cassiere, se tu per di più lo fai pure male, è finita. Cioè l'unico modo per dar senso al lavoro sbagliato è farlo bene. E più è sbagliato e più ha fatto bene. Sembra un paradosso, però per me fanno così, altrimenti ti perdi l'anima. Cioè ti arrivi la sera che ci rimane proprio niente, e tu sei un po' sbagliato e per 8 ore mastichi veleno e maledici la gente. Oggi ho preso un cappuccino venendo qui ed era evidente un conflitto fra i signori, anzi le signore che stavano di là della cassa, no? Di là del bancone, quello là non lavora mai, sempre... cioè poi conoscevo Toscano che rendeva più simpatica la cosa. Io volevo dire, un po' gli avevo detto, dico signora, come dire, non ti incattivire, perché anche se, cioè, se tu queste ore di lavoro le vivi così, ti porti a casa la negatività. Cioè, poi anche io vivo come difficile lavoro, perché poi il lavoro è il luogo della fatica, del dolore, del travaglio, come per i figli. Il travaglio è bello, no? L'espressione, in francese, a Napoli in Francia, il travaglio, cioè è come il parto il lavoro. Però la sostanza è questo, cioè l'idea che ora vi dico appunto questo, poi chiudo perché il tempo è finito. Io una mia esperienza per chiudere, l'altra volta ho incontrato, la scorsa estate, nella mia città di origine, alla scuola di Piceno, ho incontrato la mia compagna di classe che stava a lavorare in un liceo, legge, laureata in legge, e l'ho vista alla cassa in un supermercato. Arrivo lì, la vedo, e mi guarda e mi fa, come dire, ah Luigino, come dire, tutta rossa, no? Poi dice, scusa che sono qua, devo fare l'avvocato, perché fare la cassina, no? E io volevo dirle una cosa che poi non le ho detto, ma che ho scritto sul giornale, non penso l'abbia letto, perché a venire lo leggiamo in 3 persone in Italia, ma diciamo, chissà. Cioè volevo dire questo, innanzitutto guarda, appunto, se tu lavori con dignità, per dare da mangiare ai tuoi figli, qualsiasi lavoro, va bene. Cioè, non preoccuparti che la cassiera, cioè perché c'è un valore in sé del lavoro, cioè che è un mezzo per far campare bene i tuoi figli, il tuo marito, te stessa, e non dipendere dagli altri. Secondo, appunto, se tu lo fai bene questo lavoro, gli dai senso. Cioè se tu questo lavoro qui lo fai bene, ogni persona che passa, c'è anche un rapporto, no? Voglio dire, per esempio, quando siamo anche banali nei rapporti economici, no? Anch'io stesso vado a fare la spesa col telefonino, entro, parlo, prendo i prodotti, non guardo la cassiera, esco, tempo perso, cioè perdi un'opportunità, non guardi mai c'è nessuno, oppure metti la benzina, la carta di credito, mentre parli al telefono, al benzinaio, firmi, cioè incontri mancati, cioè se tu ti porti tanti incontri mancati fino alla giornata, vai a letto vuoto, che la vita non è solo fatta di mogli, di mariti, è fatta di 50 incontri giornalieri, che se sono brutti, la vita non funziona. Cioè dar senso ai piccoli incontri produce felicità, non solo dar senso ai grandi incontri, tutte e due. E se io voglio benissimo a mia moglie, ma nei miei 50 incontri giornalieri non guardo in faccia a nessuno, cioè non costruisco rapporti profondi, ma vado via,
la vita non funziona. Io cerco di dire anche oggi, questa che sia, quella signora lì, una battuta, qualcosa, a volte funziona, a volte non funziona, perché non è che sempre c'è un altro, ti prende bene di fare una battuta anche positiva, dipende come va. Però questa bella frase che amo molto da Grigliano Rubi, che nessuno mi passi accanto in vano, cioè che nessuno in fondo sia banale, perché poi sei tu che diventi banale, non è l'incontro. No? Quindi questo fatto di far bene il lavoro. E quindi che cosa si potrebbe consigliare a un giovane, per voi che siete genitori o insomma siete voi stessi giovani, che cerca lavoro oggi? No?